Buonasera cari amici del Poliedro, questa sera tratteremo un argomento estremamente interessante, affascinante. Parleremo della Cina e di tutto quello che sta riguardando questo immenso paese e il suo peso che ha ovviamente a livello internazionale, anche nelle vicende che stiamo vivendo. E lo faremo con un caro amico, il professor Filippo Pasulo, che è analista dell'ISPI, è docente ed è un grandissimo esperto proprio di Cina. Buonasera Filippo. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie, grazie a te. Allora, entriamo subito dentro il discorso, cercando di mettere un po' in ordine le cose, visto che la Cina, ha rieletto, no? Per, la terza volta, se non mi sbaglio, mi correggerai, Xi Jinping, di nuovo come presidente della Repubblica Popolare. Dico bene? Sì, è corretto. Xi Jinping un paio di settimane fa circa, a inizio marzo diciamo, quindi un po' di più, è stato rieletto per la terza volta Presidente della Repubblica Popolare Cinese. È diciamo l'ultima parte del processo di successione in Cina che in qualche modo era già cominciato lo scorso ottobre quando in occasione del congresso del partito Xi Jinping era diventato nuovamente, per la terza volta anche in questo caso, segretario generale del partito. Perché è importante questo fatto che sia la terza volta come segretario del partito e come presidente della Repubblica? Perché prima di Xi Jinping si era costituita, si era messa in piedi una consuetudine per cui chi stava al potere in Cina lo faceva soltanto per 10 anni. Questo era in qualche modo l'eredità lunga dell'esperienza di Mao. Chi era arrivato dopo Mao, che aveva governato fino alla morte, tra l'altro gli ultimi anni, con esperienze come quella della rivoluzione culturale, eccetera, l'idea era cerchiamo di limitare un potere troppo lungo di chi governa, cerchiamo di lasciare al potere per non oltre 10 anni. Così era avvenuto per il predecessore di Xi Jinping, si pensava che Xi Jinping facesse così, ma in realtà dal 2017 in poi era chiaro che non sarebbe avvenuto e adesso si è certificato. Resterà al potere almeno 15 anni e poi vedremo. Cioè 15 anni in tutto, non altri 15 anni, 15 anni in tutto. In tutto per ora, perché il rinnovo è quinquennale, quindi oggi è stato un rinnovo Ok. quinquennale, però non ci sono più limiti, per cui noi non sappiamo quanto andrà avanti. Per cui noi tra 5 anni ci troveremo a domandarci se lui continuerà fino ai 20 oppure no. È chiaro che cosa succede? Più uno resta al potere, più un meccanismo di successione pacifica si complica, perché lo sforzo fatto in precedenza era stato quello di trovare un cambio, una routine di successione abbastanza regolata, con delle procedure anche piuttosto fisse, c'era un limite d'età che non andava superato. Ecco, ora invece ci sarà tutto quel processo di una figura al potere per tanti anni, sicuramente carismatica e in questo caso anche sempre più autocratica, che dovrà trovare eventualmente un delfino e sappiamo bene che fine fanno spesso i delfini nel senso politici, quindi quando vengono indicate le figure da un leader e quindi devono la loro legittimazione al leader passato, non sempre funzionano queste transizioni. Quindi il grosso problema che si sta aprendo oggi in Cina, il grosso debito, diciamo, con la politica cinese che stanno aprendo è come trasformare la transizione da Xi Jinping al successore. Magari sarà un problema tra 5, 10, 15 anni, ma comunque è un qualcosa che si sta aprendo e a cui oggi non abbiamo la minima idea di come potrà cambiare. Perché scusami, Xi Jinping quanti anni ha in questo momento? Perché un uomo è di buon essere. Ha più di 70 anni, mi sembra che ne abbia Caspita. 71 circa, dovrebbe essere dei primi anni 50. In realtà tradizionalmente il limite nella politica cinese era dentro le istituzioni di partito fino ai 68 anni o poco più, ma superati i 68 anni non si veniva più riconfermati, e invece Xi Jinping ha superato questo limite. Quindi tra 5 anni sarà tra i 70 e gli 80, la salute sicuramente non è negativa, anche se ci sono spesso voci di suoi problemi di salute, per esempio si parla di un'anca, e spesso e volentieri si guarda la sua camminata come di una camminata, in difficoltà. La cosa che va aggiunta però è che la tensione, la pressione che la Cina sta vivendo in questo momento è sempre maggiore. Quindi si tratta comunque di una persona che ha un potere
quasi totale per un periodo di tempo prolungato, e tendenzialmente questo genere di cose portano il leader centrale a essere una figura sola e magari a perdere capacità di giudizio. La domanda è se Xi Jinping non cadrà in questa trappola, diciamo, oppure no. Tendenzialmente chiunque resta al potere, sempre più totalitario, sempre più centralizzato, per un periodo molto lungo, non sempre rimane lucido. Perché, scusami, la domanda che mi viene da fare è questa. Ovviamente non siamo in una democrazia, siamo lontanissimi dall'esserlo, però tuttavia il partito ha un congresso ed è un partito strutturato con una lunghissima tradizione, cioè come ha fatto a prendere tutto questo potere? L'ha fatto anche lì. Ci sono due domande. Una domanda è se Xi Jinping abbia fatto un percorso di centralizzazione del potere che è avvenuto praticamente subito. Lui è salito al potere tra il 2012 e il 2013 e già nell'autunno del 2013 ha avviato una riforma di accentramento nelle sue mani di tutto il potere decisionale. Dopodiché già nel 2017 è riuscito a fare un'operazione estremamente significativa. Ci sono alcune liturgie del Partito Comunista Cinese, ovvero quello di mettere una formuletta relativa a a un gruppo di leader all'interno dello strutture del partito. Mi spiego. Dopo Mao abbiamo avuto Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e poi Xi Jinping. Con Mao e Deng Xiaoping, quello che si chiama contributo ideologico della loro esperienza al governo aveva il nome di Mao e il nome di Deng Xiaoping, ovvero il pensiero di Mao, la teoria di Deng. I successivi invece avevano delle teorie che non erano personalizzate, perché la tendenza dopo Mao era stata quella di cercare di ridurre il peso del leader centrale. E quindi appunto avevamo avuto pensiero di Mao, teoria di Deng, tre rappresentanze e sviluppo scientifico. Cosa succede con Xi Jinping? Xi Jinping in soli 5 anni di potere riesce a far inserire all'interno dello statuto del partito una formuletta che non solo ha nuovamente il nome di Xi Jinping, ma un grado paragonabile solo a quello di Mao. Pensiero di Xi Jinping, pensiero di Mao. Quindi quello che sta facendo Xi Jinping e che è riuscito a fare in un periodo estremamente breve, e tra l'altro la cosa interessante è che l'ha fatta, diciamo, in un periodo pacifico, cioè ovvero questo grosso potere di Xi Jinping è avvenuto non a seguito di una rivoluzione, di un conflitto armato o altro ancora, ma all'interno di dinamiche di partito, quindi lotta di potere, ma comunque con strumenti politici. Xi Jinping è riuscito a fare questo e ha fatto anche un altro elemento, ha ripresentato un documento sulla storia del partito in cui lui indica che nei 100 anni di storia del partito le figure più importanti sono Mao, che ha costruito la nazione e l'ha avviata, Deng Xiaoping e gli altri che l'hanno riformata dal punto di vista economico, e poi arriva Xi Jinping, che ha lanciato una nuova era. Questo termine nuova era è un termine che ricorre spesso ed è assolutamente collegato a Xi Jinping, una nuova era che porterà la Cina a una condizione di grandezza entro la metà di questo secolo. Quindi con questa forte legittimazione Xi Jinping in qualche modo è riuscito a cambiare i meccanismi all'interno del partito e 5 anni fa esattamente, nel 2018, ha anche modificato la Costituzione per permettergli di stare al potere per un periodo superiore ai 2 mandati. Scusami, quella scena incredibile che è andata in Mondovisione al congresso, dove praticamente viene fatto uscire Hu Jintao, è corretto? Viene accompagnato fuori, cioè che significato ha? Intanto come è possibile? Ma mi viene da dire tutto è possibile, ma e poi qual è il significato di questo? Allora, quella scena è una scena interessante, in realtà più che sostanziale è una scena che però è un simbolo molto molto significativo, perché Hu Jintao, come detto, è il predecessore di Xi Jinping. Hu Jintao è colui che è rimasto al potere soltanto per 10 anni e poi dopo è uscito di scena. Addirittura durante gli anni di Hu Jintao il potere era diviso fra 2 persone, c'era Wen Jiabao, che era il suo primo ministro, col quale condivideva il potere. Quindi noi arriviamo da Hu Jintao e Wen Jiabao, periodo limitato, condivisione del potere, e successivamente Xi Jinping, potere accentrato e senza limiti. Cosa succede con Hu Jintao? Hu Jintao era il
ed è tuttora comunque referente di una delle fazioni all'interno del partito. Cosa è successo? Quando si è seduto di fianco a Xi Jinping, da quello che possiamo intuire, ha letto la lista dei membri del partito eletti all'interno degli organi più importanti e teoricamente in quella lista, anzi effettivamente in quella lista, non c'erano i nomi delle persone a lui vicine. Per cui sostanzialmente quello che Hu Jintao stava facendo in quei momenti lì era vedere che tutti i suoi alleati erano stati spazzati via dai vertici del partito. Quindi comincia una scenetta con qualcuno vicino a Hu Jintao che cerca di non fargli vedere questi nomi, perché altrimenti magari poteva creare un po' di scompiglio in diretta mondiale. Xi Jinping si accorge di questa scenetta e a quel punto decide che allora è meglio portarlo fuori. Quindi una scena da un forte carico simbolico, il rappresentante del potere passato che viene portato fuori dal contesto dell'elezione del partito come uno sconfitto, ma non solo lui. Tra gli sconfitti ci sono tutta quella fila di persone che neanche si girano quando Hu Jintao esce, perché sono persone che erano della fazione, della corrente di Hu Jintao e quindi teoricamente erano quelli che politicamente uscivano di scena con lui, a partire dal premier fino allo scorso marzo, che si chiamava Li Keqiang e che oggi appunto è fuori da ogni incarico. Davvero estremamente interessante queste cose che tu ci stai raccontando. Davvero si sentono poco, ma hanno un significato enorme, perché poi la Cina o per dritto o per rovescio va a influenzare processi che potrebbero riguardare, anzi riguardano sicuramente anche noi. E infatti qua adesso vorrei fare un salto e chiederti questo: il processo di democratizzazione auspicato, no, soprattutto negli Stati Uniti, un po' sulla stregua di quella legge della McDonaldizzazione del mondo, cioè laddove inizia un'economia di mercato e quindi si riempie un paese di McDonald's, lì inizia anche un processo di apertura verso la democrazia e il mercato liberale. Intanto questa cosa in Cina pare non sia avvenuta e all'orizzonte non mi pare ci siano processi di democratizzazione. E questo pone un tema importante a noi, democrazie occidentali, visto anche quello che sta succedendo in Ucraina. Il secondo punto è, mi pare che, io non ho competenze in merito, ma da quello che riesco a leggere, mi pare che quell'apertura al mercato che era avvenuta con le gestioni precedenti, con Xi Jinping, venga frenata di brutto. Cioè, a un certo punto mi pare di capire che ci sia di nuovo una forte centralizzazione con un forte ruolo statale. Mi viene in mente la vicenda di Jack Ma, il fondatore di Alibaba. Lì veramente è una cosa che ha dell'incredibile su questa persona. Riesci in qualche battuta a spiegarci un po' quello che accade? Certo, due questioni. La prima, transizione verso una liberal democrazia. Si immaginava dopo le riforme economiche degli anni Ottanta che la Cina potesse prima o poi adottare un modello liberal democratico e anche in Cina se n'è parlato magari facendo diversi passaggi, ritenendo di non essere pronti subito ma prima o poi di adottare quel meccanismo. In realtà così non avviene e dopo la crisi finanziaria internazionale del 2008 gli stessi cinesi cambiano fortemente lo sguardo verso l'Occidente, che se prima poteva sembrare un modello, da quel momento in poi viene ritenuto non più un modello ma altro. Quindi i cinesi rivendicano con forza l'esigenza di sviluppare una forma politica loro e con Xi Jinping possiamo assolutamente dire che ogni ipotesi di liberal democrazia è da escludere totalmente. Tra l'altro liberal democrazia intendendo un sistema di potere che prevede dei limiti al potere dell'autorità centrale, mentre invece c'è una forte rivendicazione cinese verso che cosa? Verso il fatto che il partito sia il soggetto che, diciamo, tutto sa, tutto conosce e in qualche modo porta per definizione il paese al benessere e quindi non deve assolutamente sottostare alla separazione dei poteri. Gli stessi appelli alla Costituzione in Cina non sono tanti appelli a un sistema che limiti il potere centrale, ma appelli che dicano come da Costituzione il partito guida la Costituzione e guida lo Stato.
Quindi quello è il processo che avviene. Tra l'altro i cinesi stessi stanno facendo ora una operazione di rifiuto, diciamo, per respingere il fatto che la democrazia sia un termine solamente occidentale, quindi rifiutano quell'operazione che sta facendo Biden in questi giorni. Proprio nell'ultima settimana di marzo si è tenuto il summit delle democrazie che sta in qualche modo portando a una netta divisione, e poi lì molto si potrebbe dire, comunque una divisione internazionale fra democrazie e autocrazie. I cinesi contestano che qualcuno possa dare patenti di democrazia e ritengono che la loro democrazia sia migliore di quella americana, perché loro dicono sia una democrazia sostanziale che dà servizi e benessere a confronto con quella americana. E in tutto questo discorso rientra la seconda parte della questione, ovvero del ruolo del mercato. Mercato che era stato aperto, si era stata fatta un'apertura al mercato negli anni Ottanta con l'idea che lo strumento di mercato, quindi non per un principio ideologico, ma con l'idea che lo strumento di mercato fosse il miglior strumento per creare ricchezza e quindi ad avere risorse per poter poi assolvere, poter dare risposta alle esigenze del partito di diffondere benessere. Oggi la stessa diffusione del benessere, secondo Xi Jinping, prevede che cosa? Prevede un maggiore ruolo dello Stato, una maggiore presenza dell'ideologia e sicuramente meno spazio per attori privati che possano, una volta cresciuti, contrastare il potere politico. E qui arriviamo al caso di Jack Ma. Jack Ma, fondatore di Alibaba, grande azienda tecnologica che beneficia non soltanto di una maggiore libertà dentro la Cina, ma beneficia anche del fatto che la Cina era chiusa al sistemi digitali internazionali. Quindi Alibaba, che nasce in qualche modo come la versione cinese di eBay o sistemi simili, ha successo anche perché eBay non può entrare nel mercato cinese, così come il Tencent con WeChat, che in qualche modo è il sostituto di WhatsApp perché WhatsApp non può essere in Cina, oppure abbiamo Baidu, il sostituto di Google, che prospera perché Google non può entrare in Cina. Ecco, questi soggetti che hanno avuto grande forza a un certo punto hanno utilizzato il loro potere economico, soprattutto Jack Ma ha provato a trasformarlo in potere politico con una forte contestazione dei meccanismi di regolazione della borsa. Il fatto è, Alibaba doveva quotarsi in borsa con una quotazione miliardaria, quotazione da record. Alibaba nel fare questo contesta l'autorità dei burocrati e a quel punto la quotazione viene bloccata, Jack Ma viene, diciamo, politicamente bastonato, e addirittura ora che è tornato in Cina è tornato non da trionfatore, ma è tornato perché Alibaba probabilmente verrà smantellata in altre 6 piccole aziende. Mamma mia, incredibile, incredibile che cosa può fare un potere come politico come quello cinese. Qua non c'è dubbio che a questo punto lì la politica ha la supremazia sui meccanismi economici. Questo è veramente incredibile, nonostante l'immensità dei flussi di denaro che la Cina muove. Quindi l'economia lì non riesce. Beh, modello interessante rispetto a quello che accade da noi, negli Stati Uniti, in Europa, insomma, un modello alternativo. Anche se in qualche modo noi stiamo vedendo in questa fase che cosa? Un contagio al rovescio, nel senso, il paradosso è che se noi in passato ragionavamo sul fatto che i sistemi di mercato avrebbero assolutamente conquistato la Cina e in qualche modo sarebbe ridotto il peso delle politiche industriali, che sostanzialmente vogliono dire una direzione politica rispetto al corso dell'economia, in realtà quello che noi stiamo vivendo adesso è che anche negli Stati Uniti, anche in Europa, le politiche industriali sono centrali. Il termine politiche industriali, che sembrava assolutamente datato, assolutamente di un mondo passato, diciamo novecentesco, sono assolutamente il cuore dell'azione politica ed economica americana e il cuore dell'azione politica ed economica europea.
tutti i piani di sussidi alle rinnovabili, i piani di sussidi ai semiconduttori, che sono un prodotto fondamentale per l'economia cinese, che gli americani vogliono continuare a controllare e limitarne la vendita verso la Cina, sono appunto politiche industriali che ormai sono assolutamente al centro dell'azione politica europea e americana. Non si parla d'altro. Il tema del dibattito fra Europa e Stati Uniti è che le politiche industriali americane che sono rivolte a contenere la Cina non danneggino troppo le aziende europee. Questa è la questione centrale. Poi il resto è in qualche modo marginale in un ambito di competizione economica e tecnologica per il medio-lungo periodo. E ritorneremo su questo tema allargando un po' lo sguardo oltre la Cina, perché è inevitabile farlo, però ritornando alla Cina, resta tuttavia un paese sicuramente in forte espansione, con grande, penso, immagino, fiducia verso il futuro. Insomma, nel 2049 c'è questa profezia del ritorno alla grandezza della Cina, essere probabilmente il leader mondiale dal punto di vista economico e militare. Nel frattempo però comunque è un paese che non mi pare non abbia i suoi problemi. Il primo che mi ha interessato particolarmente come sociologo è un po' quello che succede a livello demografico, cioè la politica del figlio unico sta iniziando a avere i suoi effetti perversi anche da loro, nonostante siano 1.400.000 e rotti milioni di persone. Sì, sta iniziando a avere, in realtà siamo anche ben oltre da un certo punto di vista, nel senso che quest'anno ci sarà proprio, tra l'altro il mese di aprile, per cui probabilmente lo si leggerà molto nei giornali nelle prossime settimane, ci sarà il sorpasso storico dell'India sulla Cina come paese più popoloso al mondo. I dati ci dicevano che in questo mese, sarebbe nel mese di aprile entrante, sarebbe avvenuta questa transizione. Però non si tratta soltanto di un primato demografico, si tratta del fatto che del fatto appunto che la popolazione cinese sia in calo, ma la popolazione in età da lavoro è in calo già da parecchio tempo. E quindi abbiamo una forbice sempre più stretta di quelli che possono lavorare, abbiamo tra l'altro una popolazione sempre più anziana, con un sistema di welfare non ancora sviluppato, e le previsioni sono che la Cina potrebbe aver bisogno nei prossimi 20, 30, 40 anni fino a 200 milioni di lavoratori dall'estero, 200 milioni di immigrati. Questa, appunto, qui siamo nella forbice alta, nelle proiezioni più alte. Comunque, anche solo se si trattasse di qualche decina di milioni, sarebbe un fattore rilevante, perché oggi la popolazione straniera in Cina è inferiore, largamente inferiore all'1%, siamo forse allo 0,2-0,3%, quindi sostanzialmente niente, e in buona parte concentrata in alcune grandi città. E quindi questo potrebbe portare a cambiamenti sociali anche significativi in Cina, con appunto, come sempre sappiamo, quando arrivano popolazioni straniere ci sono contaminazioni e altro, ma comunque anche frizioni che spesso emergono, e questo potrebbe essere qualcosa che potrà avvenire nell'immediato futuro. Quindi anche loro poi sulla scia delle convinzioni che negli anni 70 prevedevano l'opinione pubblica occidentale, teorie malthusiane che erano abbastanza diffuse, hanno comunque poi optato e prodotto risultati che alla fine sono molto molto negativi. Ho letto anche che la politica del figlio unico ovviamente è stata eliminata, e ci sono addirittura degli incentivi a fare figli in Cina in questo momento. E tuttavia questo è un problema che immagino sarà, beh, come dici tu, sono numeri biblici, cioè parlare anche di 30-40 milioni di immigrati è una cosa che ha dell'incredibile. Dove potranno mai trovarle queste persone? Questo lo si vedrà in futuro. Filippo, come stanno, scusa, una domanda un po' più specifica, mi interessa, i cattolici in Cina, al di là del fatto che le chiese poi di fatto sono due, cioè c'è una chiesa sotterranea che cerca più libertà, e poi c'è la chiesa ufficiale, la chiesa che è collegata un po' anche al partito e allo Stato.
Beh, è una questione che lentamente si sta muovendo in un verso o nell'altro. Ricordiamo qual è la questione. La questione di fondo è sulla nomina dei vescovi, soprattutto. Per cui, se i vescovi debbono essere nominati dal partito, quindi dallo Stato cinese, come loro ritengono, oppure dal Vaticano, che dal lato cinese è visto come uno Stato straniero. Quindi, c'è queste due diverse chiese, una che segue ed è ufficiale ed è riconosciuta, che segue i vescovi nominati da Pechino, e una invece che si riconosce in vescovi indicati da Roma. Qual è il punto? Nel corso degli ultimi anni sono stati tentativi di avvicinamento, tentativi per esempio di nominare alcuni vescovi congiuntamente, quindi a portare a una soluzione di questo tipo. Ci sono stati alcuni passi avanti e altri stop. La questione è complessa. Ci sono anche all'interno del Vaticano diverse posizioni. Ci sono ovviamente quelli che ritengono che sia necessario fare un passo in avanti per riuscire a difendere anche quelli che sono già presenti sul territorio cinese. E allo stesso modo ci sono invece altre persone all'interno del Vaticano che ritengono che fare un accordo e che in qualche modo possa portare la Chiesa sotterranea a emergere li esporrebbe successivamente a una persecuzione successiva. Il tema comunque rimane, la questione è quella della volontà comunque della Santa Sede in questo periodo e nell'immediato futuro. Ricordiamo sempre i tempi della diplomazia vaticana, che sono per definizione più lunghi, comunque né riuscire a aumentare la presenza in Cina e soprattutto a tutelare i cattolici presenti nel territorio cinese. Quale sia la forma migliore è dibattuta. Ricordiamo anche che a Hong Kong, per esempio, ci sono voci estremamente discordanti, diciamo, i rappresentanti del Vaticano a Hong Kong, spesso e volentieri, avendo vissuto loro in prima persona diverse persecuzioni, sono più critici. Altri invece, appunto, come detto, ritengono che comunque un passo avanti porterà a un miglioramento della situazione. Perché è chiaro che, almeno io l'ho sempre ritenuto tale. Il fattore religioso e spirituale è un motore di liberalizzazione e anche di democratizzazione dei contesti. Qualche anno fa avevo studiato dei gruppi di pentecostali che proprio in Cina vedevano una possibilità di sviluppo e si parlava di numeri non ufficiali, ma insomma di parecchie decine di milioni di persone che sarebbero convertite poi a queste chiese, che sono chiese carismatiche, molto aggressive dal punto di vista comunicativo, in particolare con base in America o in Australia. E ne avevo seguite un paio, una a Londra, molto molto interessante. Ma mi parlavano per esempio della Cina come grande, uso una bruttissima parola che forse non è adatta, come enorme mercato, no? Di espansione per la loro proposta spirituale. Ma sicuramente è un paese con una grande domanda di spiritualità. Ricordiamo che questa domanda di spiritualità è emersa a partire dagli anni Ottanta, quando è terminata la fase di collettivizzazione maggiore, si è aperto al mercato, si sono ridefiniti anche gli spazi privati. Nel ridefinire lo spazio privato si è trovato una dimensione appunto per la dimensione spirituale. Questo però ha proceduto finché non è andato in contrasto in qualche modo col potere politico cinese, che non tollera in alcun modo che ci possa essere una qualunque autorità politica alternativa. E in questo caso il fatto che la Chiesa Cattolica abbia come vertice una figura che nominalmente è anche un sovrano temporale di cui per quanto di uno spazio estremamente limitato, crea una serie di problematiche da questo punto di vista. Oltre al fatto che bisogna ricordare che nell'esperienza cinese, che viene anche fortemente diciamo, narrata, il periodo semicoloniale nel XIX secolo, che prevede la presenza occidentale, parte di questa presenza occidentale era avvenuta anche tramite missionari, per cui c'è un collegamento rispetto all'attività di missionari, portatori di una diciamo affiliazione o comunque di un'idea, di un legame con un'autorità diversa, che sia appunto sia
temporale sia spirituale, ma comunque diversa da quella del partito, e tutto ciò non è tollerato nel sistema cinese, perché appunto aprendo alla possibilità di seguire un'autorità differente, è chiaro che si apre al discorso della democrazia, che non è invece nei propositi, ma per loro scelta politica e, diciamo, credo ideologico, possiamo dire. Certo, in chiusura di questa prima parte potremmo auspicarci davvero una conversione, magari secondo le intenzioni del gesuita Ricci, che nel Cinquecento c'era andato a tanto così per portare la Cina in alveo cristiano e cattolico. Poi lei sai che lì ci fu una diatriba, no? Tra i gesuiti e i francescani, che di fatto impedirono di fatto questa possibilità. Insomma, quando si parla di visioni di lungo periodo, di grande capacità. Allora, Filippo, questa prima parte è stata estremamente interessante.